Dunque, il problema consiste nel trovare tutti i punti cosiddetti non banali in cui questa funzione, chiamata funzione z di Riemann, si annulla. La possiamo scrivere come la somma di tutti questi numeretti qui, 1 fratto 1 alla s più 1 fratto 2 alla s più così via fino all'infinito, 1, 2, 3, 4, tutti i numeri naturali. Ora, l's si dice essere un numero complesso e a noi quello che interessa è che la parte reale di questo numero complesso sia maggiore di 1. Questo è proprio un vincolo alla definizione della funzione stessa. Il matematico Riemann cerca di espandere in questo modo il dominio della funzione definendo un'equazione che dimostra essere di questa forma. Una funzione giusto un pochino complicata. Ora, se noi andiamo a considerare s uguale a meno 1 e quindi al posto di s qui mettiamo meno 1, se vedete otteniamo 1 fratto 1 alla meno 1 che sarebbe 1, più 2, più 3, quindi tutta la somma di tutti i numeri naturali fino all'infinito. Siamo soliti pensare che una somma di questo tipo dia infinito e invece se mettiamo questo s uguale a meno 1 dentro questa equazione in ogni singolo fattore otterremo meno un dodicesimo.